Ciao a tutti ragazzi, come l'anno scorso, sul mare col pattino, no scherzo, come l'anno scorso, invece no, al contrario, vacanza natalizia, in realtà io sto lavorando, ma quindi niente, approfitto per fare la stessa cosa che ho fatto il Natale scorso. Il Natale scorso ero qui con una Yamaha S90ES e mi ero fatto quel regalo, insomma, suonare quello, fare un video su quella, perché fondamentalmente era una tastiera che adoravo e che mi era rimasta nel cuore. La stessa cosa succede in questo caso. Mi sono fatto questo regalo, ho trovato questo Motif XF8 a un prezzo molto vantaggioso e l'ho preso perché avevo proprio voglia di averne uno e soprattutto perché sapevo a cosa sarei andato incontro. Poi c'è la flash, fino a 2 giga si possono mettere i campioni, mille cose, però io adesso sto suonando i suoni suoi. Questo qui è proprio il full concert grande, il primo. Quello che se provate, e questo posso permettermi di dirlo così spassionatamente, senza polemizzare in nessun modo, ho letto su tanti forum il fatto che fosse diverso suonarlo sul Motif XF8. È vero, è diverso. È diverso sia dal Mox F che dall'S90 XS, che è quella precedente. Insomma, qui la ricchezza che si incontra sia nella dinamica che anche nel suono, non so da cosa dipende. Ora qualcuno di voi mi dirà: no, è identico, è uguale, sarà anche uguale, ma come sono stato ispirato da questo rapporto tastiera, suono e tutto il resto, io ho sentito una differenza che va un po' al di là, è un po' una cosa che ha i piedi per terra in un certo modo. Poi c'è l'S6, il Natural Grand. Bellissimo anche questo. Un po' più jazz, diciamo. Però anche qui è molto espressivo. Ha un'attitudine un po' diversa, ma comunque, insomma, è in ogni caso molto, molto piacevole da suonare. Poi ci sono tutti i preset di piano, che però devo dire, rispetto ad altre generazioni, ad altri periodi di Yamaha, in questo caso, in qualche modo, abbiano più senso perché suonano in un altro modo. E quindi poi arrivano tutti i super classici di Yamaha e qui, vabbè, insomma, li conoscete. Sono tutti bellissimi. Beh, questi sono tutte alternative che possono essere valide magari in un contesto di registrazione. Ecco, sentite la ricchezza. Questa cosa qui mi dispiace, ma diciamo, in quelle di fascia più bassa. Voi mi direte, è chiaro, però la differenza è abbastanza radicale, e quindi se c'è da fare un acquisto in questo senso, perché si vuole questa palette sonora, secondo me è meglio stare su queste qui. Però
perché magari si trovano a un prezzo ragionevole adesso e suonano proprio bene. Poi chiaramente si arriva ai piani elettrici. E questo che è un grande classico. La delicatezza, la precisione. Sono belli. Sono belli. Magari siamo abituati adesso a un altro tipo di, cioè più che altro di aderenza alla realtà. Questi sono un po' dei suoni a parte, diciamo, fanno il Rhodes, però in un modo che c'è dietro un po' una questione filosofica, nel senso che magari uno li sente così in cuffia e dice sì, però con altre tastiere ho un suono più aderente al vero. Però questi qui, quando suoni con gli altri, vengono fuori tanto bene. Hanno questa pasta e quindi per molti possono risultare datati per certi versi, anche se sinceramente adesso come adesso questa cosa della data comincia a non esistere più perché è una cosa nostra, è una cosa, ripeto, che secondo me appartiene un po' alla nostra generazione, perché se la metti in mano a un ragazzo giovane lui questo problema non ce l'ha, cioè nel senso che per lui è una figata e basta, e magari ci tira fuori qualcosa di molto figo con un suono che a noi sembra vecchio, ma non è vecchio assolutamente. Parlo di vecchio nel senso che comunque tutti questi suoni di Motif arrivano da una storia, hanno una storia passata e quindi raccolgono l'eredità di quello che è stato fatto in passato e anche un po' l'eredità del suono giapponese Yamaha, che è quella cosa lì. Già con Montage c'è stato un passo da un'altra parte, nonostante poi ci sia tutto il mondo FM che prende dal passato, però è tutto rivisto e corretto e più moderno. Però io sono affezionato molto a questo tipo di suoni, perché se utilizzati con intelligenza in ambito creativo, secondo me hanno ancora motivo di essere. E anche e soprattutto hanno una validità. Cioè, una validità in questo caso espressiva pazzesca, perché vi garantisco che su questa tastiera è.
bellissimo, per esempio. Sono tutti belli piantati a terra, diciamo. Questo è un classico, chiaramente ce ne sono a bizzeffe. Vabbè, questo è un mondo che per i nostalgici e per chi invece non li conosce e magari ci fa qualcosa di bello e nuovo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Tutti i pianini anche che possono sembrare inutili, ma in realtà sono interessanti. Bello questo. Si possono utilizzare tutti i pedali del mondo, ma insomma le specifiche sono quelle di una workstation ipercompleta, chiaramente ha su anche sequencer e compagnia, le batterie sono bellissime, le drum machines e tutto il resto, è tutto molto bello. E gli organi è il solito discorso, quando si arriva agli Hammond. C'è un pochino di controllo dei drovers, limitato, ma comunque. Ci sono tutti questi organi carini, molto carini. Però diciamo che la sezione organi è molto vasta. Però diciamo che bisognerebbe mettersi lì un attimo e cercare di trovare. Vedete che la pasta è bella, però chiaramente ormai siamo abituati ai cloni, quindi non. Questi sono belli. Anche i bassi campionati sono molto belli. Ce ne sono chiaramente anche qui a non finire e sono molto belli.
bassi synth sono delle legnate. Potentissimi e sono un miliardo. Veramente giganteschi. Che gli archi sono bellissimi. Parlano molto, molto bene. Questo è fantastico, sono tutti bellissimi. Sto background me lo ricordo. Meraviglia. Non finirei mai di provarli, ma dopo diventa... E i synth strings sono pazzeschi. Meravigliosa, la pasta è fantastica. E sentite la profondità, brass di tutti i tipi. Sezione di trombe. Vabbè, questo è un classicone, diciamo. Comunque, i synth sono tutti...
hanno tutti una potenza. Veramente micidiale. Sono belli, cremosi, corposi e sono un miliardo. Che dire? Che sono bellissime anche senza effetti, Questi li conoscete probabilmente perché fanno parte di una generazione. Hanno una storia, arrivano tutti dalle vecchie generazioni di Motif e prima di EX. Sono suoni che sono stati sviluppati nel tempo e che sono migliorati. Adesso poi chiaramente sia la parte degli effetti che la quantità proprio di dati che si possono utilizzare, più materiale. Ecco, il suono di questa in particolare mi piace tantissimo. Suoni che io ho visto crescere, diciamo, negli anni, e cioè, si potrebbe dire che loro fondamentalmente fino a Montage fondamentalmente hanno utilizzato questa tecnologia e l'hanno sviluppata. Ora è chiaro che molti dicono: sì, però è sempre la solita minestra riscaldata, però è riscaldata, cioè migliora riscaldandola, diciamo un po' come succede con certe minestre. Diciamo che il giorno dopo riscaldate sono addirittura più buone. Poi ci sono delle eccezioni, l'S90S, come vi dicevo, a me piace particolarmente per tanti motivi. Però insomma, qui. Bruttissimo quando sei convinto che sia polifonico e invece non lo è. Questi sono quei 1000 lead che ci sono dentro. Chiaramente non posso farveli sentire tutti. È veramente vasta la possibilità. Ecco, c'è da dire una cosa molto interessante, che ogni volta che si cambia suono è un mondo. Non succede con tutte. Perché qui, come dicevo, c'è una storia, c'è uno storico di sviluppo sonoro, di sound design negli anni che qualcuno può ritenere old style, vecchio, adesso sorpassato, ma che in realtà, insomma. Non tutti i brand possono vantare. E quindi, se vi interessa. Questo tipo di colore, che è quello della Yamaha, qui avete pane per i vostri denti. Diciamo, oggi come oggi, se vi va bene, a un prezzo ragionevole. È chiaro che
sia sempre la sensazione, soprattutto quando si vedono alcune demo di Yamaha, che ci sia un'attitudine ben precisa. In realtà poi sono macchine estremamente versatili. Poi chiaramente io vi ho fatto sentire solamente le voci, che poi ci sono tutte le performance del mondo. Adesso io chiaramente mi sono dilungato a dismisura e poi taglierò tutto per cercare di... Ma torno al piano che io... Insomma, vi saluto, buon Natale, a parte che è già passato, ma insomma, spero vi stiate divertendo e siano giorni felici con le vostre famiglie e vi mando un abbraccio. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per avere le mie notizie quando combino qualcosa. Vi mando un abbraccione, buon Natale e tanti auguri. Ciao a tutti.